Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarti come ho modificato il mio desk setup e come questa configurazione mi ha permesso di aumentare la produttività lavorativa. Nel corso del tempo ho cambiato diverse configurazioni, facendo delle modifiche, aggiungendo delle cose, togliendone altre, ma credo che questa sia quella migliore di tutte e quella definitiva perché è minimal e perché ha tutto ciò che occorre per poter lavorare bene e in modo efficace. Grazie a questa configurazione minimal mi sono liberato di tutte quelle cose che non utilizzavo e che creavano solo disordine. Infatti, avere uno spazio disordinato ci fa perdere minuti preziosi di lavoro e effetti negativi sulla nostra capacità di concentrazione. Detto questo, mi presento, io sono Carlo Ceglia, mi occupo di business digitale e di strategie per lavorare in modo smart. Ho creato il mio primo sito web a 15 anni e avviato il primo progetto online a 20. Nel corso del tempo ho creato un brand di accessori per smartphone, un e-commerce di prodotti elettronici. Ho fondato WhatNow, un'app per gli amanti degli allenamenti ad alta intensità. Creo siti web, gestisco il marketing per alcune attività, collaboro con un'azienda informatica. Ho diversi sogni nel cassetto a cui dare una data di scadenza e sono allergico alla criptonite. Ma ora veniamo a noi. Da qualche anno a questa parte ho adottato una mentalità minimalista. Ho eliminato dunque tutte le cose superflue e mi sono concentrato solo sulle cose importanti e davvero essenziali. Avevo troppi vestiti, avevo troppi oggetti inutilizzati, troppe app sul telefono, troppe notifiche e via discorrendo. E quindi ho fatto lo stesso anche sulla mia postazione di lavoro. Ho rimosso tutte le cose che non utilizzavo, alcune cose le ho riposte nei cassetti, altre le ho regalate ed ho reso quanto più minimal possibile questo spazio. Quando possiedi solo il necessario, hai la mente sgombra e se hai la mente sgombra aumenta la tua produttività, la tua capacità creativa e tutto questo ha delle notevoli implicazioni sulla tua vita professionale e personale. Ma ora entriamo nel vivo di questo video. Voglio partire dalla scrivania. Si tratta di Gerton, un piano tavolo di legno di faggio preso da IKEA e dunque di colore chiaro. Ho comprato poi su Amazon un color noce, l'ho reso quindi più scuro in linea con gli altri colori della stanza. L'ho comprato 3 anni fa, poco prima della pandemia, e l'ho pagato circa 100 euro. Il piano tavolo è sostenuto dalle gambe Adils di IKEA che avevo sulla precedente scrivania e costano circa 5-6 euro ciascuna. Sto pensando eventualmente di prendere una scrivania mobile, quella con il piano di lavoro che si alza e si abbassa, permettendomi dunque di lavorare anche in piedi, ma vedremo più avanti perché al momento non è una priorità. Siccome viaggio molto, le cose essenziali sono il computer ed alcuni accessori. Oltre a questa scrivania, ne ho un'altra di colore nero presa sempre da IKEA, posizionata lateralmente per avere uno spazio di lavoro più ampio e dare questa forma alla mia postazione. Passiamo ora al tappetino della scrivania. Prima ne avevo uno di IKEA molto economico, ma facevo il suo dovere. Ora ne ho preso uno su Amazon, l'ho pagato circa 25 euro, è in feltro, grigio scuro, qualitativamente migliore, esteticamente molto bello e dà un tocco diverso alla scrivania, la protegge e inoltre il mouse scorre molto bene su di esso. Per quanto riguarda le periferiche, ho tenuto quelle vecchie, quindi tastiere e mouse comprati su Amazon qualche anno fa, ma sto pensando di passare a qualcosa di migliore, vedremo poi nei prossimi mesi. Comunque nei commenti trovi tutti i link o quasi dei prodotti mostrati in questo video. Quindi se sei interessato o interessata potrai eventualmente approfondire ed acquistare. La comodità è un fattore chiave di una postazione di lavoro, infatti la sedia che utilizzo è comoda, leggera e facile da spostare. È stabile, lo schienale è secondo il movimento naturale del corpo, dispone di un supporto lombare, è regolabile in altezza e tutto questo mi permette di avere una postura corretta durante le ore di lavoro. Prima di proseguire con il video ti invito a mettere like se il video ti sta piacendo, di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo da non perderti tutti i miei futuri video. Ora invece passiamo ai monitor. Prima avevo dei monitor vecchi, uno più grande e l'altro più piccolo, e quindi esteticamente non erano il massimo. Inoltre le prestazioni non eccellevano, quindi non mi permettevano di lavorare in modo ottimale. Ora ho preso su Amazon questi due monitor della Samsung, sui tre lati non hanno cornici e questo gli conferisce un look minimalista e ordinato. Li ho pagati 165 euro ciascuno. Sono molto più grandi, infatti sono da 27 pollici, mi permettono di lavorare dunque decisamente meglio, di avere più spazio di lavoro aprendo contemporaneamente più finestre e di passare facilmente dall'uno all'altro. Li ho collegati entrambi al Mac tramite una docking station che vedremo tra poco. I monitor sono sostenuti da un supporto molto stabile, robusto e di facile installazione. Infatti, per installarlo basta semplicemente agganciarlo e stringerlo tramite una manopola. È di colore nero, quindi in linea con gli altri colori della stanza, permette di ruotare, alzare, inclinare i monitor in ogni direzione con facilità e questi possono essere rimossi rapidamente, semplicemente sfidando delle viti. È dotato
di passacavi e questo mi permette di non avere cavi appesi e di mantenere uno spazio di lavoro pulito e ordinato. L'ho comprato su Amazon e pagato circa 40 euro. Ed ora passiamo al computer. Un MacBook Pro grigio siderale con processore M1 ha delle performance incredibili e questo mi permette di sfrecciare durante i miei flussi di lavoro. Posso avere decine di finestre e programmi aperti, ma mi consente di lavorare senza problemi. Prima avevo un MacBook Air 11 pollici, l'ho avuto per 6 anni e diciamo che in termini di prestazioni non ci sono paragoni. Quando non viaggio e sono a casa lo posiziono in verticale su un apposito supporto che consente di inserire anche altri dispositivi o comunque un altro computer, e questo mi consente di recuperare spazio e di mantenere una postazione di lavoro ordinata. Il supporto è di ottima qualità, è leggero ma molto stabile e impedisce che il MacBook cada. L'ho comprato un paio d'anni fa su Amazon e l'ho pagato circa 20 euro. Passiamo invece adesso alla dock station. Anche questo ho comprato su Amazon, l'ho pagata circa 90 euro, e mi consente di collegare più dispositivi, ma soprattutto mi permette di collegare due monitor esterni al MacBook e di estendere lo schermo, quindi di proiettare immagini diverse sui due differenti monitor. Dico questo perché molti hanno il problema di collegare due monitor esterni al MacBook con processore M1. Questa dock station risolve il problema, bisogna però scaricare l'ultimo driver disponibile per MacBook M1 ed installarlo appunto sul tuo Mac. In realtà anche prima con i monitor vecchi riuscivo ad estendere lo schermo, avevo un hub USB della Ugreen e due adattatori collegati, uno HDMI, l'altro VGA, ma mi creavano dei problemi, si disconnettevano in continuazione, quindi non potevo più lavorare così e sono passato quindi a questa dock station che ho preso da poco e sto ancora testando. Si collega al MacBook tramite porta Thunderbolt, lasciando libera la porta per caricare il Mac con il cavo originale. Ti ricordo che trovi tutti i link in descrizione. Ora andiamo avanti. Dietro ai monitor ho posizionato due barre luminose LED alimentate da USB, dallo stile elegante, si adattano perfettamente allo stile del mio desk setup. Possono essere regolate tramite app, è possibile impostare degli scenari, ad esempio modalità lettura, modalità film, modalità lavoro, vanno a ritmo di musica, ma ovviamente è possibile anche semplicemente impostare con un solo colore. Mi consentono di retroilluminare i monitor, di dargli profondità e staccarli tra virgolette dalla parete, consentendomi così di evitare di affaticare gli occhi. Prima sui vecchi monitor avevo delle strisce luminose LED incollate ad essi, collegati tra di loro con degli adattatori. Ogni volta che dovevo spostare i monitor anche semplicemente per pulirli era un casino, quindi per questi nuovi monitor ho optato per queste barre LED. Restando in tema illuminazione, sulla parte laterale ho posizionato una lampada davvero molto carina, mi piace un sacco, comprata sempre da Ikea con la base in legno, la struttura in metallo di colore nero, e monto una lampadina LED con un vetro trasparente fumé ed un filamento a spirale che emana luce calda. Io la posiziono sul retro quando faccio i video per dare un po' di profondità. L'ho comprata da Ikea e l'ho pagata circa 25 euro. Per quanto riguarda l'audio, i monitor non hanno altoparlanti, mentre quelli del MacBook sono abbastanza potenti. Io comunque utilizzo una cassa della Pioneer regalatami da alcuni amici per il mio compleanno diversi anni fa. Mi trovo molto bene, la collego via Bluetooth al MacBook ed ha un audio davvero molto potente e pulito. Invece alla parete ho affisso una coppia di pannelli forati comprati sempre da Amazon e pagati davvero poco, penso sulla decina di euro. Erano grigi e li ho verniciati di color nero con una vernice spray. Li utilizzo per appenderci alcuni accessori come cavi, caricabatterie, cuffie Bluetooth e cose del genere. Sotto la seconda scrivania invece ho posizionato una cassettiera comprata da Ikea circa 3 anni fa, l'ho pagata circa 50 euro, di colore nero e di metallo e ha delle rotelle per essere spostata facilmente. Al suo interno ho inserito le cose che utilizzo frequentemente come penne, fogli, graffette, cavi e altre cose del genere. Alla parete ho montato alcune mensole effetto noce che danno un tocco elegante alla stanza, le ho comprate sempre da Ikea e pagate circa 6 euro ciascuna. Al di sopra vi ho riposto alcuni quadri e delle piante che sono vere, ogni tanto mi devo ricordare che le devo innaffiare. Poi ho la mia borraccia d'indigena, ottima sia per bevande calde che per quelle fredde. Per ogni borraccia venduta viene piantato un albero, quindi diversi mesi fa ho deciso di comprarne una per ogni componente della famiglia. L'ho comprata su Amazon e pagata circa 25 euro. Infine sotto la scrivania ho installato dei raccoglicavi al di sopra dei quali ho posizionato una ciabatta multipresa. I cavi li ho fatti passare tramite i fori del raccoglicavi e inseriti all'interno di una canalina con coperchio presa da Leroy Merlin. Questo mi consente di avere tutto ordinato e nessuna confusione. La canalina comprata da Leroy Merlin era grigia e l'ho verniciata di nero.
costa circa 7 euro. Il raccoglicavi è formato da due pezzi, costano circa 25 euro tutti e due. Mentre la ciabatta multipresa l'ho pagata anche questa circa 25 euro ed è composta da 8 prese più 4 USB. Quindi siamo giunti alla conclusione di questo video. Questo era il mio desk setup. Come detto all'inizio del video, mi piace davvero tanto per la sua semplicità, per il suo stile minimalista che mi consente di aumentare la produttività lavorativa. Infatti, tutte le cose che hai visto in questo video sono tutte cose che utilizzo, non c'è nulla di superfluo. Quindi puoi prendere ispirazione da tutto ciò che hai visto in questo video per poter creare il tuo spazio di lavoro e appunto lavorare meglio ed essere più produttivo o più produttiva. Ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link dei prodotti, quindi se sei intenzionato o intenzionata ad approfondire puoi cliccare e visitare le pagine dei prodotti ed eventualmente ad acquistare. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella. Ti ringrazio e per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!